Montaggio infissi in PVC senza controtelaio. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. È possibile montare un infisso in PVC senza controtelaio? Certamente che è possibile, anzi, addirittura nel nord Europa si usa pochissimo controtelaio. Sta iniziando adesso un po' a utilizzarsi questo tipo di controtelaio, ma una volta non veniva utilizzato per niente, perché loro montano gli infissi insieme un po' al muro, una posa, diciamo così, chiamata a secco. Mentre nel nostro caso, nel mercato italiano, cosa succede? Può essere utilizzato un infisso senza controtelaio nel caso di una ristrutturazione, dove io vado a togliere il vecchio telaio murato nel muro, perché anni 60, anni 70 si utilizzavano gli infissi murati direttamente nel muro, quindi senza controtelaio, e andare a mettere un controtelaio nuovo, magari è un'opera troppo invasiva perché non vengono fatte nessun altro tipo di opere murarie, a quel punto posso provare a progettare una posa in opera che funzioni anche senza controtelaio, a patto che il foro che rimanga nel muro sia adeguato, a patto che anche il nuovo serramento che vado a scegliere non sia troppo ingombrante, perché solitamente in una ristrutturazione con infissi anni 60, anni 70 troverò dei telai da 5-5,5 massimo 6 cm. Se voglio mettere un infisso da 8 cm con vetro triplo, a parte che non avrebbe senso dal punto di vista termico, ma mi sfoggerà tutto dalla parte interna, quindi è una posa che non funziona. Una posa invece senza controtelaio di infissi in PVC che devi evitare è quella in sostituzione senza opere murarie, senza smurare il vecchio tipo di telaio. In quel caso andrò semplicemente a appoggiare l'infisso sopra il vecchio telaio, quindi raddoppierò il telaio, stringerò la luce di passaggio, andrò a fissare una cosa nuova su una roba vecchia che magari nel tempo si infradicerà, e andrò a mettere dei coprifili enormi, quindi delle mostrine enormi per coprire il vecchio telaio. Questo tipo di posa senza controtelaio è assolutamente da evitare. Questo è uno degli errori che viene fatto più di frequente dalla maggior parte dei posatori e dei venditori di infissi, perché c'è un evidente conflitto di interesse quando viene consigliata la scelta migliore da fare. Quando scegli gli infissi servirebbe un consulente, ma se il consulente ha un conflitto di interessi fa fatica a consigliarti la cosa giusta. Per questo motivo, per tutti quei clienti che non posso servire direttamente come Bisacchi, ho ideato un servizio di consulenza dove posso dare dei consigli disinteressati sulla soluzione migliore, come posare gli infissi, quale infisso scegliere, quale vetro scegliere. E se vuoi sapere di più, basta andare su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video.